Grazie. Io mi ricollego subito ad una delle cose che ho appena sentito dire, e cioè di che cosa effettivamente parliamo quando usiamo la parola sacro? Era una delle questioni che sono state poste prima. Quello che io tenterò di fare è cercare di dare qualche piccolo elemento per consentire di. Eh, parlare con più eh, coscienza e con più consapevolezza eh, di eh, questo concetto di sacro. Eh, il termine fa parte del nostro lessico, noi lo usiamo eh, quotidianamente senza porci troppi problemi, come molti termini che fanno parte del nostro lessico, però eh, risulta mh, Difficile eh, eh, da definire eh, di quanto eh, sembrerebbe a prima vista. Eh, noi associamo eh, il termine sacro inteso come sostantivo, il sacro, a qualche cosa di religioso, qualche cosa che riguarda Dio, qualche cosa che riguarda la divinità. L'aggettivo sacro, invece, qui c'è già una piccola variazione, lo associamo a qualche cosa di religioso ma anche a qualcosa di non religioso. Sacra è anche una realtà particolarmente importante, particolarmente significativa, degna eh, di venerazione. Quindi abbiamo già un uso più mh, proprio eh, legato alla religione e un uso più eh, esteso, più lato, associato alle cose che riteniamo importanti. Eh, come eh, fare a... Eh, capire qualche cosa di più sul significato della parola sacro. Spesso una strada è quella dell'etimologia. Il termine sacro deriva dal latino, eh, sacer. Se eh, andiamo ancora più indietro, vediamo che eh, i glottologi hanno collegato questo latino sacer al indoeuropeo, ad una radice indoeuropea, sac. Non si sa mh, di preciso che cosa questa radice indoeuropea eh, significasse. Quello che è certo è che però da questa radice indoeuropea viene fuori la parola sacro, ma viene fuori anche un'altra parola, e cioè sanctus. Quindi il sacro e il santo nel eh, lingua latina derivano dalla stessa etimologia, derivano dalla stessa, hanno la stessa radice. Però sono due cose eh, diverse. E quindi, se noi eh, seguiamo questa strada del, eh, dei progenitori del nostro eh, termine sacro, dobbiamo anche dire qualche cosa su questi due termini diversi, sacer e sanctus, sacro e santo. In che cosa si differenziano? Sul argomento sono eh, state scritte. Eh, moltissime opere, ci sono eh, molti studi anche particolarmente autorevoli, eccetera. Le cose mh, che sono oggetto di tanti studi eh, risultano sempre più confuse man mano che eh, si leggono eh, le opere che sono loro dedicate. Io mi limito per dare un'idea del eh, problema e della questione a fare un esempio. Una cosa che i romani consideravano santa erano le mura di Roma. Le mura di Roma sono sante. Quello che le mura di Roma circondano, cioè il territorio di Roma, è sacro. Tutte e due le cose sono inviolabili per i romani. Per il romano Roma e le sue mura erano qualcosa di inviolabile, intoccabile. Però evidentemente lo erano in modo diverso se il territorio era sacro, mentre invece le mura erano sante. E allora in cosa consiste questa differenza? La parola sanctus è legata ad un verbo. Sanctus è il participio passato del verbo sancire. Quindi santa è qualcosa che è stata sancita, che è stata stabilita tramite una legge, che può essere una legge divina e una legge umana. Quindi le mura sono sante perché... C'è una legge, un atto che eh, le ha stabilite come tali. Questa legge, questo atto ha una radice religiosa. Ricordate il, eh, la storia di Romolo e Remo, ci sono varie versioni eh, in proposito, ma una di queste versioni vuole che, quella forse più, eh, più nota, più diffusa, vuole che Romolo abbia tracciato le mura di Roma. Con l'aratro facendo un solco, il solco primigenio. Dalla terra tirata su dall'aratro nascono le prime mura di Roma. A questo punto, visto che si tratta di mura un po' ridicole, cioè un semplice solco con un mucchietto di terra vicino, Remole attraversa in modo un po' beffardo nei confronti del fratello e allora viene ucciso, o dal fratello, secondo altre versioni, da un altro personaggio, ma questo non, non conta dal nostro punto di vista. Viene ucciso e eh, a quel punto eh, Romolo pronuncia la frase, così d'ora in poi possa morire chiunque osi scavalcare le mie mura. Ecco l'atto che sancisce l'inviolabilità delle mura di Roma. Le mura di Roma sono sante in quanto inviolabili perché c'è stato questo momento delle origini di Roma che ha stabilito la loro inviolabilità. E Roma invece che è sacra, Roma ha un suolo sacro perché è inviolabile per così dire per natura, naturalmente inviolabile. Non ha bisogno di un atto preciso che sancisca la sua inviolabilità. Quindi vedete che già eh, da questo esempio si cominciano a intravedere differenze fra questi due concetti, il santo e il sacro. Il santo eh, che eh, è inviolabile per, come risultato di una operazione e il sacro che è inviolabile in quanto naturalmente tale, così per natura. La cosa potrebbe sembrare abbastanza chiara, eh, in realtà eh, non lo è tanto, perché poi c'è una serie di oscillazioni di significato: per cui eh, quello che è santo diventa anche un po' sacro, quello che è sacro diventa santo. Finché anche i romani coniano un termine che c'è anche in italiano, sacrosanto. Sacrosanto è un termine romano che fa vedere come in realtà queste due realtà eh, si eh, intersechino eh, fra di loro. A un certo punto comunque il concetto di eh, santo viene associato a tutto ciò che gode del favore divino, del favore degli dei e questo eh, rappresenta un po' il viatico nei confronti del significato che poi il termine ha assunto nel, eh, in quella che noi chiamiamo la civiltà occidentale e quindi anche nel nostro sistema eh, terminologico. Nel nostro sistema terminologico sacro e santo eh, sono... Eh, distinti ma sempre con molte oscillazioni di significato e dipende un po' dal contesto in cui noi li impieghiamo. E questo eh, in qualche modo ci eh, dà qualche indicazione eh, di base sul lessico del santo e del sacro, ma dal punto di vista del nostro linguaggio quotidiano. Quando però noi parliamo di eh, studio delle religioni non parliamo più di linguaggio quotidiano. Passiamo ad un altro ambito, cioè all'ambito dei concetti. A un certo punto la parola sacro diventa un concetto chiave, un termine che serve per lo studio delle religioni. Rientra in qualche modo nell'apparato concettuale di cui ci serviamo per studiare le religioni. E questo è un'altra cosa rispetto al significato lessicale, che naturalmente è il significato di tutti i giorni, che naturalmente può essere molto variabile. Qual è allora il significato del sacro come categoria, come strumento eh, di studio delle religioni, e che è poi quel eh, concetto che interessa al eh, ciclo di conferenze che eh, oggi stiamo aprendo? Eh, per capire qual è il significato concettuale del sacro come strumento di studio delle religioni, bisogna coglierlo nel momento in cui si forma l'apparato concettuale che serve alla storia delle religioni. E questo avviene in un periodo che va dalla metà dell'Ottocento all'inizio del Novecento. È un periodo in cui la storia delle religioni nasce e ha il suo primo sviluppo e comincia a costruirsi il suo apparato concettuale, il suo armamentario, i suoi strumenti di lavoro. Tra questi strumenti di lavoro eh, c'è anche il sacro. E per capire come nasce questo uso eh, del sacro in storia delle religioni, occorre distinguere tre diverse tradizioni. Cioè, il concetto di sacro nasce dal confluire tra di loro di tre diverse tradizioni di studio. Queste tre diverse tradizioni hanno a che fare con tre aree culturali diverse, l'area culturale francese, l'area culturale tedesca, l'area culturale britannica e con tre discipline diverse, la sociologia, eh, diciamo mh, la filosofia barra poesia, terzo l'antropologia nascente. Questi tre ambiti forniscono tutta una serie di elementi che consentono di costruire la categoria sacro. Quali sono questi elementi? Comincio dalla prima area culturale che ho menzionato, l'area culturale francese. Qui dobbiamo eh, risalire eh, all'opera di Auguste Comte, Auguste Comte eh, il eh, massimo esponente delle prospettive positiviste, il fondatore da molti punti di vista degli studi eh, sociologici. Eh, Auguste Comte riprende a sua volta una tradizione che era già presente eh, in Francia e che risaliva al secolo prima e si pone... Eh, il problema del rapporto, dei rapporti che legano gli uomini all'interno di una società. Interessato appunto agli studi sociali si chiede che cosa leghi gli uomini che si trovano in una società. La società non è formata da una semplice somma di individui. Questo era un tema già molto praticato dalla filosofia. Eh, politica del secolo precedente francese. La società non è semplicemente la somma di eh, più individui, ma è qualcosa di più. Gli individui si associano, si trovano insieme con qualche cosa che fa da collante, con qualche cosa che è, possiamo dire sovraordinato appartiene a un livello superiore e diverso rispetto alla somma dei singoli individui che eh, la compongono. Quindi la società ha una sua coesione e questa coesione sociale ha bisogno di un collante. Questo collante eh, viene visto eh, in alcune eh, civiltà come espresso dalla religione. Ma in che cosa consiste? Serviva un termine a, uh, uh, a Comte per indicare questo qualche cosa che unifica, uh, che unisce, questa forza che unisce uh, le persone che fanno parte di un gruppo sociale. E Comte trova questo termine nella parola sacro. Il sacro è qualche cosa che non evoca una religione particolare. Comte voleva evitare che i suoi lettori, quando lui parlava di queste cose, pensassero alla prima religione che allora veniva in mente, cioè la religione cristiana, in particolare nella sua declinazione cattolica. Quindi cercava un termine che potesse funzionare come per descrivere questo, questa forza che unisce la società indipendentemente dalla religione di cui si parla, e trova il termine sacro. Inaugura così un tipo di eh, riflessione sociologica sul sacro che ha come suo culmine eh, quello che probabilmente è il, ma, stato il massimo esponente degli studi di sociologia della religione di tutti i tempi, e cioè il francese Émile Durkheim. Émile Durkheim nel eh, 1912... Uh, scrive un'opera, Le forme elementari della vita religiosa, nella quale si uh, chiede anche lui che cos'è quel fattore che uh, unisce le società e si chiede uh, come si può uh, definire uh, una religione rispetto alle altre attività uh, umane. Risponde che la religione le religioni sono caratterizzate tutte dall'avere a che fare con il sacro. Quindi riprende quell'idea del sacro che eh, era già stata eh, della tradizione francese eh, espressa da Auguste Comte, un sacro inteso come il fattore di coesione sociale. Si trova però a dover definire in modo più preciso eh, il sacro e eh, lo fa ritenendo che Sottolineando il fatto che sacro significa qualche cosa di separato. Separato da che cosa? Separato dalla nostra vita ordinaria. C'è una vita, un livello di vita eh, ordinario e rispetto a questo livello di vita ordinario, il sacro è qualche cosa di separato, è qualche cosa di eh, diverso. Eh, nella mh, prospettiva di Durkheim, quindi il concetto di sacro si oppone, e questa sarà eh, la polarità caratteristica di tutti gli studi religiosi successivi, si oppone al profano. La realtà ordinaria in cui ci troviamo ad agire normalmente è il profano, il sacro si configura come qualcosa di diverso, di separato rispetto al eh, profano. Profano è anche questo un termine latino che deriva da profanum davanti al fanum che è il luogo mh, religiosamente connotato, il tempio o il recinto sacro. Quindi eh, il profano è quello che non sta dentro il tempio ma che sta fuori da esso. Per Durkheim quindi le religioni sono caratterizzate dal riferimento al sacro inteso come separato. Che cos'è però alla fine dei conti questo sacro? È un simbolo della forza della società e qui ritorna l'idea eh, sociologica da cui partivamo. La società con la sua forza ha bisogno di simboli tramite i quali esprimersi. Le religioni sono degli insiemi di simboli che esprimono la forza della società. Questa prima tradizione eh, del, di studi sul sacro, la tradizione sociologica mh, francese, ha poi tutta una serie di ulteriori sviluppi, sui quali non mi soffermo, perché a me interessava mettere in evidenza eh, le caratteristiche che entrano nella definizione eh, novecentesca del sacro. Seconda eh, tradizione. La seconda tradizione, dicevo, ci porta in un'area diversa, l'area eh, tedesca. Per l'area francese abbiamo visto che il punto di riferimento chiave era il positivismo e il positivismo di eh, Durkheim. Per l'area tedesca invece il punto di riferimento base è quella galassia non ben determinata, che chiamiamo romanticismo. Il termine romanticismo è un termine molto indeterminato, molto vago, anche contestato, eccetera, però lo uso perché ci dà subito l'idea di quello a cui facciamo riferimento. Nel romanticismo tedesco emerge, soprattutto dalla filosofia e dalla letteratura, dalla poesia in modo particolare, per esempio dalla poesia di Olderlin, Un'idea del sacro inteso come qualcosa di ineffabile, qualcosa di misterioso, qualcosa nel quale risiede eh, l'essenza, la verità, eh, il valore eh, più veritativo e più assoluto di qualche cosa. Quindi un sacro inteso come realtà ineffabile, misteriosa e eh, profondamente vera. Queste idee eh, anch'esse hanno una eh, lunga gestazione nell'ambito di questa tradizione tedesca e si coagulano nell'opera di un altro autore, il secondo grande autore al quale fa riferimento eh, tutto lo studio del sacro del XX secolo, Rudolf Otto. Rudolf Otto, il quale è autore di un'opera uscita nel, 2000, nel 1917, l'anno scorso è stata. Eh, celebrato il suo centenario con una serie importante di iniziative, tra cui un convegno particolarmente rilevante qui in Italia. Eh, nel 17, eh, Rudolf Otto scrive un'opera che si chiama significativamente Il sacro, nella quale pone al centro eh, della considerazione di tutte le religioni questa realtà del sacro. Che cos'è il sacro di Otto e quindi che cos'è il sacro di questa seconda tradizione, la tradizione eh, di lingua tedesca? Il sacro è, dice Otto, il totalmente altro. Totalmente altro rispetto a che cosa? Rispetto a tutte le nostre esperienze che possiamo fare. Eh? Noi abbiamo una vita sensibile, cioè eh, abbiamo eh, i nostri sensi che ci fanno conoscere determinate realtà, il sacro non è questo, non è tangibile, non è visibile, non è eh, annusabile. Quindi il sacro è altro rispetto alle nostre esperienze sensibili. Ma noi abbiamo anche un'intelligenza, un intelletto che ci fa arrivare a tante cose, comprese da certi punti di vista. In certe prospettive filosofiche, addirittura l'esistenza di Dio, le prove intellettuali dell'esistenza di Dio. Per Rudolf Otto il sacro sta anche al di là delle nostre esperienze intellettuali. Quando noi riteniamo di essere arrivati a Dio, il sacro non è quello, il sacro è qualcosa che è irriducibile al nostro intelletto, è più grande rispetto a quello che eh, la nostra mente può avere come oggetto. Il sacro è anche al di là di ogni nostra possibile rappresentazione, cioè non è neanche immaginabile. Le immagini del sacro lo possono evocare, ma il sacro è sempre al di là di esse. Quindi il sacro è qualcosa di fondamentalmente misterioso, il mistero ineffabile di cui parlava la tradizione romantica di cui, eh, a cui avevo fatto accenno prima. È qualcosa di ineffabile perché sta sempre al di là rispetto a tutto quello che noi possiamo pensare, vedere, eccetera. A questo punto, come fa il sacro a entrare nel nostro mondo? Attraverso l'esperienza. Noi abbiamo un'esperienza che eh, capiamo essere un'esperienza religiosa, non possiamo capire che cos'è il sacro, ma possiamo descrivere la nostra esperienza. E Rudolf Otto ha cercato di dare eh, gli elementi per questa. Descrizione dell'esperienza del sacro. Quindi il sacro dove si dà? Si dà nell'esperienza umana e si dà attraverso ancora una volta i simboli, cioè i simboli sono qualche cosa che ci consente di accedere in qualche modo a questo sacro altro ineffabile senza esaurirne le caratteristiche. Terza tradizione. La terza tradizione è una tradizione che eh, troviamo nell'area eh, britannica. È una tradizione un po' più eh, tardiva, eh, la troviamo verso la fine dell'Ottocento, primi anni eh, del Novecento come eh, sua origine, e eh, viene dagli studi degli antropologi. Sapete che l'antropologia nasce eh, nel mondo eh, britannico, l'antropologia classica. E eh, i primi antropologi trovano, eh, un, vanno alla ricerca di una forma originaria della religione. Tra gli esiti di questa ricerca c'è eh, l'idea del mana. Che cos'è questo mana? Mana è un termine eh, melanesiano che indica una sorta di potenza di forza che pervade tutte le cose. Secondo questi un certo, un certo, una certa scuola di antropologi, eh, all'origine delle religioni c'è la credenza in questa eh, esistenza del mana, il fatto che tutto l'universo, la natura, sia pervasa da una forza, da una forza indifferenziata, che è presente dappertutto e che eh, convenzionalmente viene chiamata mana, traendo appunto il termine dalle isole melanesiane, ma estendendolo un po' a tutte le civiltà. Questo concetto di mana è un concetto che viene anche espresso, forse questo aiuta ulteriormente a capirne il significato, usando degli esempi tratti dal mondo dell'elettricità. È il momento in cui eh, ci si affida molto e si è molto attenti alle nuove scoperte dell'energia eh, dell elettrica, e il mana sembra un po' una cosa che, come l'energia elettrica, cioè un'energia indifferenziata che pervade tutto, che può essere questa è una caratteristica fondamentale del mana, che il mana darà poi al concetto di sacro più recente: può essere positiva e negativa. Non, nel senso, non tanto nel senso del polo negativo e del polo positivo dell'elettricità, ma nel senso che l'elettricità può essere qualcosa di estremamente benefico, se lo usiamo per eh, far funzionare un, eh, un attrezzo che ci serve, ma anche di estremamente pericoloso, chi tocca i fili muore. Nel sacro mana viene quindi individuata questa ambiguità l'ambiguità tra un sacro che può essere positivissimo, il sacro è il serbatoio vitale al quale tutti noi eh, attingiamo nella nostra vita, ma può essere nello stesso tempo fattore di morte, il sacro è pericoloso, il sacro è qualcosa rispetto al quale bisogna prendere le distanze perché eh, può essere addirittura eh, mortifero. Ebbene, queste eh, tre eh, tradizioni a un certo punto si eh, intersecano fra loro, io le ho presentate come tre cose distinte, ma in realtà già nella loro eh, origine vengono a, in contatto l'una con l'altra, e eh, sono quelle su cui si basa il concetto di sacro inteso come categoria chiave per lo studio di storia delle religioni di tutto il Novecento. Questo non significa che però ci sia una sola scuola che parla di sacro, una sola prospettiva di studio del sacro. Ce ne sono diverse che sviluppano, chi più, chi meno, l'una o l'altra di queste tradizioni. Soprattutto le due tradizioni di base che indicavo, quella sociologica e quella romantica, per mh, dirlo in termini eh, anche un po' approssimativi ma schematici, schematici che ci possono aiutare. Quindi varie scuole sviluppano queste tematiche mettendole eh, insieme, privilegiando ora l'una, ora l'altra. Tra queste varie scuole però ce n'è una che ha messo il sacro al centro delle sue eh, prospettive. Ed è a questa che quindi vorrei fare soprattutto riferimento adesso, perché è quella che eh, più eh, ci aiuta a capire le avventure del sacro nella storia delle religioni del XX secolo. Si tratta di una scuola, di una prospettiva che prende il nome di prospettiva fenomenologica. Questa prospettiva fenomenologica, fra le tre tradizioni che ho indicato, eh, si collega soprattutto alla seconda, cioè alla tradizione tedesca, alla tradizione del sacro inteso come mistero, eh, ineffabile, anche se recepisce eh, anche gli altri due da chi è rappresentata? È rappresentata da due studiosi, da più studiosi, ma soprattutto due personaggi chiave. Uno è un olandese che si chiama Gerardus van der Leu e l'altro, molto più noto, è Mircea Eliade. Eliade è stato eh, probabilmente il più eh, famoso, anche al di fuori dell'ambito della storia delle religioni, tra gli storici delle religioni del XX secolo le sue opere sono ancora anche nell'ambito eh, editoriale italiano sono ancora tutte quasi tutte eh, disponibili, anzi ogni anno ne esce qualcuna eh, che ancora non era stata tradotta. Quindi è stato uno studioso che ha avuto una fortuna eh, incredibile, nello stesso tempo uno studioso estremamente discusso. Quindi il più fortunato il più influente tra gli storici delle religioni del XX secolo e nello stesso tempo il più eh, discusso. Eliade riprende questa tradizione eh, del sacro eh, di Rudolf Otto e eh, la tematizza con due concetti eh, fondamentali. Il concetto di ierofania è il concetto di homo religiosus, quello che dà il titolo eh, a questo intervento. Il concetto di ierofania. La parola ierofania non è che sia una parola che usiamo tutti i giorni, però è una parola che eh, si sente abbastanza pronunciare nel eh, lessico scientifico e addirittura anche nel lessico quotidiano. Ierofania significa semplicemente manifestazione del sacro. Non tutti sanno, anzi forse quasi nessuno sa che la parola l'ha sostanzialmente inventata Eliade. I dizionari francesi hanno cominciato a registrare la parola ierofania a seguito del successo delle opere di Eliade. Le prime opere di Eliade, eh, diciamo, le opere di Eliade della maturità hanno avuto eh, successo soprattutto in ambito eh, francese prima che Eliade si spostasse negli Stati Uniti e eh, avesse eh, un ulteriore e il suo pensiero avesse un'ulteriore diffusione, anche i vocabolari italiani registrano ormai la parola ierofania, ma la parola ierofania è un termine tecnico del linguaggio di Eliade. Che cosa significa ierofania? Significa che secondo Eliade le religioni sono fatte di oggetti che rappresentano delle manifestazioni del sacro. Quando in una religione abbiamo a che fare con la montagna, l'albero, eh, le pietre e questi oggetti sono valorizzati religiosamente, si tratta di ierofanie, cioè di manifestazioni del sacro. Qualunque oggetto, dice il può essere, può diventare una ierofania se lo si considera manifestazione del sacro. E allora un fuoco che noi accendiamo non è di per sé una manifestazione del sacro, il fuoco del rovetto ardente diventa una manifestazione del sacro. Secondo Eliade le religioni sono fatte di ierofanie e le ierofanie sono tutte dei simboli, simbolo in qualche modo è sinonimo di ierofania, sono dei simboli attraverso i quali il sacro si manifesta, si dà, potremmo dire anche con un termine che però ci avvicina un po' più all'ambito teologico, sì. Rivela. Quindi esiste un sacro realtà ineffabile e misteriosa che si presenta, si fa presente agli uomini attraverso le ierofanie. Il secondo concetto che Eliade eh, tematizza è il concetto di homo religiosus. Che cosa significa homo religiosus? Eh, per descriverlo, eh, Eliade mh, parte da una constatazione che vi leggo. Il sacro, scrive Eliade, è un elemento della struttura della coscienza e non è uno stadio della storia della coscienza stessa. Cosa vuol dire questa frase di Eliade? Eliade aveva di fronte eh, certi esponenti eh, del pensiero evoluzionista. Secondo il quale la religione è qualcosa che fa parte di un certo stadio che eh, riguarda un certo stadio della civiltà umana, ma che poi viene superato. Quindi la religione ha senso per chi si trova in questo stadio religioso, poi gli sviluppi delle scienze, della ragione, eh, dell'intelligenza dell umana porta ad un superamento della religione. Eliade. Eh, con questa frase vuole dire la religione che ha al suo centro il sacro, non è uno stadio dello sviluppo della coscienza perché è un elemento strutturale della coscienza stessa. Dove per coscienza eh, Eliade non intende la coscienza in rapporto all'inconscio, eccetera, per coscienza lui intende la mente umana. Quindi la, eh, il sacro è un elemento strutturale della mente umana e quindi è inestirpabile, è ineliminabile. Perché è ineliminabile? Eh, come giustifica Eliade questo tipo di eh, considerazione? Eh, notate che Eliade non è mai tanto eh, esplicito nelle sue scelte eh, filosofiche e teoriche, quindi bisogna sempre fare un po' di, eh, esercitare un po' di... Eh, di interpretazione nei confronti delle cose che eh, Elia descrive. Ebbene, perché l'uomo è, strutturalmente, eh, è eh, strutturalmente religioso? Per due ragioni fondamentalmente. Prima ragione, perché l'uomo è caratterizzato dalla sua eh, limitatezza, dalla sua contingenza, dalla sua precarietà, dalla sua... Finitezza, quella che eh, uno studioso, un filosofo che ha avuto molti rapporti con Eliade, Paul Ricoeur, chiamava la finitudine. Proprio perché l'uomo è caratterizzato da questa sua limitatezza, eh, secondo Eliade non può che eh, tendere, aspirare a qualche cosa di completo, a qualcosa di pieno, a qualche cosa di eterno, a qualcosa di immutabile, a qualcosa di stabile, di solido. Questa aspirazione dell'uomo non può avere come oggetto qualcosa che si trova ad un livello al livello della nostra realtà quotidiana, perché la realtà quotidiana è proprio quella che ci condanna alla nostra precarietà. Per fuggire alla sua precarietà, l'uomo deve fare un salto di livello, cioè andare verso qualcosa che trascende, supera la realtà quotidiana. Questo qualche cosa è appunto il sacro. E eh, per Eliade la stessa limitatezza e finitudine umana determina questa tensione, quindi l'uomo è inseparabile da questa sua tensione a superare la propria eh, contingenza e la propria precarietà. C'è anche un secondo, una seconda radice dell'idea dell'uomo religiosus ed è il fatto che nel momento stesso in cui l'uomo è cosciente della sua limitatezza, della sua eh, precarietà, ha una sorta di presentimento di questa sua di questa, eh, completezza. In che senso? È una cosa un po' più difficile da cogliere rispetto alla prima che ho indicato. Eliade fa un esempio: eh, l'esempio del, del primitivo, allora si usava ancora questa espressione, primitivo, che guarda la volta celeste. Guarda la volta celeste, e questa esperienza, Dell'uomo che guarda la volta celeste, per Eliade è contemporaneamente l'esperienza della finitezza dell'uomo, cioè l'uomo si sente nulla rispetto all'ampiezza della volta celeste, e nello stesso tempo è un'esperienza dell'infinità di questa volta celeste. Quindi, per Eliade, nel momento in cui l'uomo ha il senso della sua finitezza, ha anche il senso dell'infinità. Che gli consente di misurare questa finitezza. Quindi è una sorta di presentimento di quel sacro al quale tende. Potremmo dire che c'è quindi una sorta di esperienza originaria, aurorale del soggetto che lo porta già a presentire questa infinità del sacro. Ecco, questo è il concetto di uomo religioso, stile di Ade. Un uomo che non può non essere religioso perché non può staccarsi da questa sua eh, tendenza, al, eh, questa sua tensione verso il sacro. Questo che cosa ha come conseguenza? Il fatto che non esiste per Eliade nessuna civiltà che sia del tutto atea, del tutto areligiosa. Se eh, l'afflato eh, religioso è una caratteristica intima e strutturale dell'uomo, non esiste una umanità non religiosa. Quando eh, sembra che ci siano dei tipi di umanità non religiosa vuol dire che il sacro si è in qualche modo nascosto, camuffato e quindi che si, eh, lo si può comunque ritrovare eh, sotto altre forme, ma non è possibile per lui eh, una umanità eh, areligiosa. Queste tematiche sono state sviluppate eh, ulteriormente nel corso del XX secolo dagli studiosi che si rifanno a degli Ade e ne cito almeno uno per la sua eh, importanza nel nostro contesto culturale che è eh, un eh, professore di storia delle regioni belga il cui nome è Julien Ries. Julien Ries eh, ha scritto, ha coordinato un'opera che si chiama Trattato di Antropologia del Sacro che eh, è un'opera che vuole mettere alla prova queste idee, alla prova delle eh, testimonianze storiche. Quindi nel Trattato di Antropologia del Sacro, eh, che è in più volumi, eh, Ris ha voluto confrontare queste idee con la realtà storica, la realtà dei fatti, per far vedere come questa tensione dell'uomo verso il sacro sia qualcosa che eh, riguarda l'intera umanità. Eh, Ris eh, è diventato, eh, era un eh, sacerdote ed è diventato cardinale, è stato eh, il primo cardinale storico delle religioni e uno dei pochi eh, sacerdoti a diventare cardinali per meriti scientifici e non per meriti di altro genere o di carattere pastorale. Eh, Ries declina queste tematiche tenendo molto presente anche l'aspetto teologico. Ricordate quando prima dicevamo che certi temi della fenomenologia possono avere una declinazione teologica. In RIS questa declinazione teologica è abbastanza eh, chiara e è molto presente. Ecco, questa è eh, la storia di un certo concetto di sacro quale si è imposto nel, eh, nello studio delle religioni del XX secolo. Ma questa storia eh, finisce qui? No, non finisce qui. Negli ultimi trent'anni c'è stata un una completa rivoluzione negli studi sulle religioni che è stata una rivoluzione provocata dall'estensione agli studi religiosi delle tematiche decostruttive. Quello che in filosofia si chiama il decostruzionismo che però eh, in ambiti particolari come quello della storia delle religioni non è tanto il decostruzionismo filosofico che è, una che è qualcosa di abbastanza raffinato, ma è una sorta di eh, divulgata, insomma di versione più semplificata della decostruzione che ha portato a mettere in questione tutto l'armamentario tradizionale della storia delle religioni, tutti i concetti di cui la storia delle religioni... Eh, si eh, serviva fino ad allora. E il concetto di sacro, che è stato un concetto così importante, un concetto chiave, è stato tra quelli che sono stati oggetti, oggetto di questa decostruzione. In particolare le critiche decostruttive contro che cosa si sono, eh, si sono eh, rivolte? Si sono rivolte proprio contro questa prospettiva fenomenologica che abbiamo indicato. Perché? Perché la prospettiva fenomenologica è quella che più ha sviluppato eh, che ha portato più all'estremo eh, l'importanza eh, del sacro. Si tratta di critiche molto articolate, sulle quali io qui per ragioni eh, eh, di tempo ovviamente non mi soffermo, ma che eh, uno dei cui aspetti riguarda proprio questo aspetto teologico, cioè eh, credere che esista un sacro come realtà misteriosa che si manifesta, eh, richiede una mh, serie di scelte filosofiche, se non addirittura teologiche, particolarmente forti, contro le quali eh, le eh, prospettive decostruttive si sono eh, fortemente esercitate. Qual è stata la conseguenza di queste critiche decostruttive al concetto di sacro? La conseguenza è stata che la parola sacro è diventata una parola fuori moda. In storia delle religioni la si è usata sempre meno e anche in antropologia. È stata cioè una parola a cui si collega un concetto, considerato eh, sospetto, eh, difficile, mh, problematico e quindi molti studiosi eh, non la utilizzano più. Eppure le cose anche qui eh, non si concludono con questo discorso decostruzionista, perché bisogna fare almeno due considerazioni su quello che ho appena detto. La prima considerazione è che eh, le prospettive decostruttive si sono soprattutto eh, esercitate contro la concezione fenomenologica del sacro, però la concezione fenomenologica del sacro non è la sola. Cioè ci sono molti eh, studiosi che utilizzano la parola sacro senza eh, fare riferimento alla fenomenologia. Faccio una seconda considerazione, eh, così eh, un'osservazione, leggendo eh, letteratura che parla delle eh, tematiche religiose un po' in tutti gli ambiti. Il termine sacro continua ad essere usato. Abbondantissimamente in varie discipline. Per esempio, eh, gli studiosi di letteratura, gli studiosi di arte, eh, molti studiosi di filosofia, gli studiosi di storia, molti studiosi di tematiche politiche e politologiche continuano ad usare molto abbondantemente il termine sacro. Eh, faccio solo una, un accenno a eh, Molti studi si continuano a svolgere, e sono studi particolarmente fecondi, sui processi di sacralizzazione della politica. La sac sacralizzazione della politica è quel tipo di processo che va dalla festa eh, nazionale fino alle religioni politiche dei totalitarismi. Quindi queste forme di sacralizzazione della politica chi le studia le chiama forme di sacralizzazione della politica cioè usa, continua ad utilizzare il termine sacro di che cosa espia questo uso del termine sacro nonostante le critiche gli sono state rivolte espia del fatto che evidentemente esiste un ambito un qualche cosa che dobbiamo definire in qualche modo e per il quale la parola sacro funziona ancora Tant'è vero che molti coscienti di queste critiche costituzionistiche dicono il cosiddetto sacro o mettono sacro fra virgolette, che è un ottimo sistema per eh, risolvere la situazione. E allora concludo chiedendomi quale spazio può avere eh, il concetto di sacro in una eh, ricerca e in uno studio sulle religioni che si faccia oggi e che tenga conto anche delle critiche decostruttive. E la mia risposta è che il concetto di sacro eh, può essere messo in campo nel momento in cui noi eh, facciamo riferimento alla tendenza eh, dell'umanità che si manifesta in vari eh, settori, in vari ambiti. A eh, riferirsi a qualche cosa di altro rispetto alla loro realtà eh, quotidiana. Eh, lo abbiamo già in qualche modo detto in altre forme. Eh, C'è una eh, tendenza inevitabile a superare il livello del eh, quotidiano, dell'ordinario, a eh, far riferimento ad un eh, qualche cosa che sta al di là dell'utile e del razionale, quindi a superare, a trascendere la nostra realtà quotidiana. Questo luogo della trascendenza è un luogo per il quale il termine sacro risulta ancora, eh, a mio parere, il termine più eh, indicato, perché eh, fa parte comunque del nostro lessico quotidiano e ci aiuta. A eh, concettualizzare qualche cosa che se no rimarrebbe eh, molto più vago. Quindi, eh, se c'è un, eh, uno spazio per il sacro, inteso come il luogo al quale noi ci riferiamo quando eh, trascendiamo la nostra realtà empirica, esiste ancora uno spazio per l'homo religiosus quel eh, termine che eh, è stato messo nel titolo della mia relazione con un punto interrogativo. Probabilmente sì, nella misura in cui noi consideriamo eh, homo religiosus, l'uomo come eh, tensione continua al superamento della propria quotidianità verso una trascendenza che può essere Dio, gli dei, il sacro, eh, può essere anche l'insieme di valori o di eh, obiettivi che ci poniamo, che consideriamo come eh, al di fuori e al di là della nostra esperienza quotidiana. E con questo concludo, vi ringrazio.